È scattata questa mattina a Torre Caracciolo, nella zona collinare della città, la protesta delle mamme dei bambini che frequentano la scuola materna dell'Istituto Comprensivo Darmon. Aule allagate, cornicioni pericolanti e con il rischio di crolli, stanno mettendo a repentaglio la sicurezza dei piccoli, ma anche di insegnanti e genitori. Grazie all'intervento dei carabinieri, stamattina abbiamo ottenuto comunque la visita dei vigili del fuoco per vedere se la nostra scuola è agibile oppure meno. E noi da mamme, ignoranti anche in materia, abbiamo visto che il problema sussiste e non essendo preso in considerazione da nessuno, ho chiamato le forze dell'ordine che mi sono state vicine in questo momento. Parlo in nome di rappresentante di classe del primo anno di asilo, quindi bimbi di 3 anni. Li abbiamo in condizioni pietose perché tra la pulizia, le infiltrazioni d'acqua, la preside che manca, la chiamiamo il non viene. Se non era per i carabinieri che venivano, i pompieri non si facevano vedere e non si faceva vedere nessuno in questa scuola. Se vi fate un giro vi rendete conto che bambini di 3-4 anni non possono vivere qui dentro 8 ore, anche se ci sono persone incompetenti, a parer mio, che dicono che è tutto agibile. Posso dire, veramente sono amareggiata e delusa, non volevo che si arrivava a tutto questo, ma purtroppo l'amministrazione è veramente assente e quando si tratta di bambini qui veramente non si può lasciare la cosa che passa inosservata, quindi non so adesso che cosa succederà, ma i bambini devono tornare nella scuola a vivere al sicuro, in sicurezza. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale tenenza e una squadra di vigili del fuoco. Più tardi è giunto anche l'assessore alla pubblica istruzione Domenico D'Ambra. La situazione di questa scuola è ben nota, da capodanno che la stiamo seguendo, quindi abbiamo fatto già uno spiccolamento iniziale, abbiamo fatto vari sopralluoghi. Ieri mattina siamo stati qua giusto per verificare la caduta di questi calcinacci. Stamattina stiamo prendendo le decisioni. Per quanto riguarda invece il problema proprio dei lavori, noi abbiamo fatto una gara per l'impermeabilizzazione. La gara scade il giorno 23. Il 24 facciamo la gara e poi inizia il lavoro. Quindi più di questo abbiamo fatto il massimo che si può fare. Senza soldi, perché abbiamo problemi economici, perché i soldi in bilancio non ci stanno, né abbiamo 10 cicerità. Quindi stiamo facendo il massimo, abbiamo lasciato il barile. Come i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'edificio, ma spetterà al comune ripristinare le condizioni per poter proseguire le lezioni.